passare, non c'è strada In per diretta da via Rotinella. Rotinelli, qua a Latignano, Rotinella. sembra che il Rotinella, qui a Latignano, nel comune di Cascina, sembra che il fatto di cronaca che va un po', sta andando avanti dalle 11:30 di stamani, 21 novembre, lunedì 21 novembre 2022, sia al suo termine, ovvero questa è la casa che vedete. Scenario di questo fatto sembrerebbe, a quanto raccontato, che la casa sia di proprietà di due fratelli e che questa mattina, al termine dell'ennesimo diverbio tra i due fratelli, insomma, oltre alle parole, sia volato anche qualcosa di differente, tanto che poi uno dei due fratelli è uscito di casa per andare a denunciare il fatto alla locale stazione dei carabinieri. Qua sono arrivati i carabinieri veramente in forze, almeno 5 mezzi impegnati qua a Latignano, almeno una decina le persone. Poi ora, in questo momento, come abbiamo fatto, avuto modo, insomma, di dimostrarvi tramite il video che abbiamo pubblicato poco fa, sono entrate proprio le squadre, quelle che in questi casi vengono utilizzati dai carabinieri o dalla polizia, insomma dai reparti speciali che entrano all'interno delle case. Eccolo qua, stanno uscendo in questo momento, vediamo se riesco a farvelo vedere. Non si è sentito alcun colpo, questa è la notizia più che positiva, però dentro sono entrati vestiti di tutto punto, con i caschi, con i fucili mitragliatori, insomma le squadre d'assalto. Eccolo qua che stanno uscendo in questo momento qua dal Latignano. E quindi sembra che la situazione volga al meglio. Uno dei due fratelli coinvolti nella lite, poi che è degenerata fino ad arrivare a questo asserragliamento all'interno della casa da parte di uno dei due fratelli, era qua fuori che parlava con i carabinieri presenti qua in loco. E quindi intanto è esclusa anche una delle due ipotesi che era stata paventata poco fa, anche da chi è qui presente in paese, perché un colpo sicuramente di un'arma da fuoco questa mattina è stato esploso intorno alle 11:30 di lunedì 21 novembre, e fino a quando poi uno dei due fratelli non è arrivato qua a parlare con i carabinieri, si è pensato anche al peggio, ecco, insomma. Però a questo punto non ci sono ancora conferme, tutto è da confermarsi, insomma siamo in attesa di capire come andrà a finire. Però insomma la squadra antisommossa, vediamo che si sta togliendo i caschi, si stanno svestendo, e quindi insomma sembra che la situazione stia davvero volgendo al meglio. Al meglio vorrebbe O dire, perlomeno al termine. o al termine, insomma al meglio vorrebbe dire che questo fratello, uno di questi due fratelli, asserragliato nell'abitazione, insomma, sembra abbia un po' mollato la presa. Comunque, ora vediamo di capire la situazione. Intanto escono. Ci spostiamo, facciamo uscire. Ecco, restiamo in diretta, vediamo se riusciamo a riprendere le fasi di uscita. Insomma, Massimo, dai, alla fine è andata bene, dai. Sì, aspettiamo conferme, Aspettiamo le però conferme, però vedere la sembra un po'. tranquillità Sì. anche dei carabinieri che hanno gestito questa situazione in maniera impeccabile, Come al solito, mi sento di perché insomma. poter dire, insomma, mi sembra che tutto stia andando verso i binari della. Si stia normalizzando, Stiamo ecco, normalizzando almeno, ecco. poi ci saranno ovviamente da accertare le responsabilità, la dinamica esatta dell'accaduto, che in questi momenti molto, molto convulsi, Eh sì. anche per noi è difficile stabilire, no? Noi ci basiamo su quello che ci viene raccontato dai vicini, dalle persone che vivono e conoscono il Il paese, paese, però certamente. ve le forniamo assolutamente con tutto il condizionale possibile, perché poi la voce ufficiale è quella dei carabinieri, e magari a bocce ferme ci faranno sapere davvero Sì, che cosa poi. com'è andata questa vicenda, ecco. Sì. Quindi l'abitazione non è questa qua, come stavo dicendo, No, è ma quella che vedete è più quella avanti, oltre, dove dove vedete laggiù il sì, quella in carabiniere mezzo alle due in auto. mezzo alle due auto ferme a bloccare il traffico qua in via. Sì, dove ora piove anche in Sì, sta maniera anche piovendo copiosa. copiosa, sì, copiosamente.
Va bene, insomma, andiamo in conclusione di questa diretta, sì. Poi insomma vi terremo aggiornati sugli sviluppi ulteriori e la conclusione dell'intera vicenda. Dai, soprattutto ricordiamo che ci potete seguire con gli aggiornamenti in tempo reale su cascinanotizie.it, il quotidiano online della nostra redazione. Perfetto, ciao a tutti.